C'è anche giovani calciatori Viareggio e Alimak, Forte dei Marmi, per la prima volta nella loro storia disputeranno una finale scudetto, un risultato che premia il lavoro di anni di entrambe le società, la dimostrazione di come sia una terra fertile per l'hockey su pista quella della Versilia. Peccato che sia stato imposto da parte della prefettura di Lucca il divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Al Pala Barzacchi in gara 1 così non ci saranno i supporters rosso-blu e solita cosa sarà certamente sabato 16 al Palaforte, dove si giocherà anche martedì 19. Giovedì 21 si tornerà a Viareggio e sabato 23 l'ultima gara delle 5 sfide è prevista a Forte dei Marmi. Il regolamento prevede chi vince 3 gare su 5 si aggiudica il titolo italiano, che vede il rosso-blu essere campione in carica. Il 100 giovani calciatori conquistò lo scudetto nel 2011 con Massimo Mariotti, attuale CT della Nazionale, in panchina. Tutto è pronto per questa prima sfida con il Pala Barzacchi che si preannuncia tutto esaurito. La capienza è di 1870 posti, la prevendita presso la sede del CGC è programmata anche per martedì mattina, mentre dalle 19 direttamente alla Palazzetto ci saranno i biglietti per i ritardatari. Bianconeri con tutti i viareggini e con l'eccezione dell'argentino Montigel nel gruppo che compone questa squadra. Rossoblu con 5 Forte Marmini, un viareggino, un vercellese e 3 spagnoli. Una curiosità statistica è anche questa, oltre gli ex in pista dall'una e dall'altra parte. Intanto per la gara di Forte dei Marmi sabato è iniziata già la prevendita nei soliti punti dei rosso-blu. Ci sono stati anche alcuni interventi di candidati sindaci per far ritornare sui suoi passi la prefettura, ma al momento la situazione sembra quella della decisione di vietare, come detto, la trasferta ai tifosi ospiti.